Benvenuti in un nuovo video di In Cucina con Beer. Oggi vorrei proporvi un modo alternativo di preparare un tiramisù, nello specifico un tiramisù a forma di torta. Per prepararlo serviranno delle uova, del latte, dello zucchero, il mascarpone, gelatina in foglie, caffè, cacao amaro e olio di semi. Per le dosi esatte andate in descrizione. Per separare i tuorli dagli albumi. Albumi aggiungiamo 50 g di zucchero e mangiamo. Aggiungiamo 2 torte. Farina 00% 10 g di cacao in polvere, 15-20 ml circa di latte e 15 ml d'olio vegetale e frulliamo. Adesso mettiamo l'impasto in una teglia rotonda e cuociamo circa 160-180 gradi per 30-40 minuti. Facciamo sciogliere circa un foglio di gelatina, 15 g se si ha la gelatina in polvere, in acqua fredda. Di nuovo, per quest'altra preparazione occorrerà di nuovo separare due tuorli dalle due albumi. Aggiungere i due tuorli a 50 g di zucchero e sbattere fino ad ottenerli sonosi. A questo punto uniamo i tuorli, la gelatina e 500 g di mascarpone e sbattiamo fino ad ottenere un crema. A questo punto saranno trascorsi 40 minuti e possiamo tirare giù dal forno appunto il pan di spagna al cacao ottenuto. Lo facciamo raffreddare, lo togliamo dalla teglia e lo tagliamo a metà. Questo prima bisogna anche tagliare un piccolo bordo di una metà in modo tale da avere questo risultato, nel senso che il pan di spagna è solo al centro ma l'estremità rimane vuota. A questo punto facciamo del caffè con un po' di zucchero, a piacere un po' di liquore, e lo allunghiamo con un po' d'acqua e bagniamo, insucchiamo la base, ovvero il pan di spagna al cioccolato. Metà della crema di mascarpone e lo livelliamo. E ultimiamo l'ultimo strato con il resto della crema di mascarpone. La torta dovrà riposare in frigo circa 4 ore. Dopo, alla fine, una volta estratta, lo cospargeremo con cacao amaro in polvere. Dopo averla fatta riposare in frigo per circa 4 ore, questo sarà il risultato ottenuto. Adesso dobbiamo cospargerla di cacao amaro e possiamo gustarla. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi piaccia questa nuova versione di un tiramisù. Alla prossima e buon appetito. E grazie per avermi seguito.